E allora, come dicevamo prima, diamo il benvenuto a Stefania Giannini, ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Buongiorno ministro, grazie di aver accettato il nostro invito in una giornata particolare, perché come diciamo con Francesca Pocanzi e con Barbara Capponi del TG1, oggi 8 milioni circa, diventeranno 9 nei prossimi due giorni, gli studenti ricominceranno la scuola. 40.000 si riparte. 40.000 nuovi insegnanti da questa mattina, che diventeranno entro la metà, alla fine di novembre, 55.000 in più, oltre a quelli che ci sono. E il famigerato pezzettino della legge che era relativo agli spostamenti, che qualcuno ha chiamato deportazione, è comunque stato un successo della legge, perché soltanto il 3% ha rinunciato, mi pare di capire. Soltanto il 2%. Ma intanto mi faccia dare un augurio a tutto il mondo della scuola, 9 milioni di studenti, 1 milione tra insegnanti e personale che serve nella scuola per far funzionare al meglio i nostri istituti. Io voglio dire questo, abbiamo fatto un enorme sforzo, ragazzi, lo dico soprattutto a loro, perché siate protagonisti e questo sia un anno speciale, un anno che vi farà trovare sui banchi di scuola molte novità, potenziamento di materie importanti, quelle che a volte piacciono e quelle che invece bisogna cominciare a far diventare materie affascinanti perché lo sono, la matematica, le competenze linguistiche, la lingua straniera, l'arte, la musica, insomma è un anno che può diventare veramente quello che noi vorremmo, la scuola che rende protagonisti studenti e insegnanti. Questo è il messaggio che credo sia per tutti abbastanza importante per affrontare un anno che, insomma, quando si riparte il primo giorno è sempre un po' faticoso. E infatti a togliere il sonno agli studenti ci penserà la campanella. A togliere il sonno agli aspiranti insegnanti invece è stato il famigerato algoritmo che avrebbe segnato più o meno il destino dei prossimi anni. Segnaliamo sulla stampa di Torino, vi facciamo vedere un titolo sulla stampa di Torino: il primo giorno di scuola sognando un mare di pongo, a firma di Alessandro D'Avenia, ma qui sotto c'è un'intervista di Flavia Amato al padre dell'algoritmo, che è un professore peraltro, quindi sono io che ho inventato la formula. Abbiamo trovato per assegnare anche il padre, perfetto. Però il governo ha dato la possibilità a chi lo preferiva di rimanere almeno un anno ad insegnare ancora sotto forma di supplenza nella propria provincia. Questo l'abbiamo fatto perché il valore che secondo noi è fondamentale ed è quello che sarà il vero risultato della fine del precariato è la continuità didattica, quindi noi vogliamo che questo anno, che è un anno di transizione, perché è un anno che fa partire un primo passo di una riforma ambiziosa che vuole veramente dare alla scuola tutto quello di cui ha bisogno, insegnanti e nuove possibilità di apprendimento per gli studenti, sia un anno che non sconvolge l'assetto, quindi questo è il motivo per cui chi ha una supplenza per quest'anno potrà restare nel suo posto. Ma io vorrei anche dire che questo sforzo che abbiamo fatto ha dato dei risultati straordinari già in questi giorni. Il fondo di funzionamento delle scuole, per intenderci quello che serve anche o serviva per comprare i gessi e la carta igienica, come qualche volta si è detto, è stato raddoppiato in tutte le scuole italiane e a partire dai primi giorni di scuola. Queste sono piccole ma grandi cose che testimoniano che facciamo sul serio, che tutto quello che era nel piano prima della buona scuola e poi della legge sta diventando una realtà. Penso che sarà un anno di grandi sfide per noi che dobbiamo attuare la legge, perché le leggi diventano realtà importanti quando si attuano bene e con puntualità, ma anche per gli studenti e per gli insegnanti. Dicevamo prima che sono pochi quelli che hanno rinunciato, 244 mi pare complessivamente tra. Sì, sono 52 in questa parte del piano assunzionale che hanno esplicitamente rinunciato e 190 che mi pare che non hanno nemmeno risposto, perché insomma c'è gente che poi nella vita, negli anni, fa scelte diverse. Sì. Ma io credo che gli insegnanti complessivamente, che se ne sia detto anche nel lungo dibattito, hanno accettato la sfida di una scuola che cambia, di una scuola che vuole essere al passo coi tempi, e questa è una cosa molto importante di cui ringrazio tutti gli insegnanti che si trovano oggi per la prima volta da professori stabili nel mondo della scuola. Certo, è un numero impressionante, cioè è veramente piccolo il numero, ci si aspettava invece una rinuncia. Si aspettava, o forse qualcuno se lo aspettava. Devo dire, francamente, dal mio punto di vista, ho sempre pensato che questa scommessa sarebbe stata vinta. Allora, siamo andati a sentire però
una persona che ha rinunciato, è a Palermo, vive a Palermo. Siamo andati a trovarla, vediamo. Sentiamo. Che cosa ci racconta. Sentiamo. Sono insegnante e figlio di insegnanti, e figlio anche di un errore burocratico, perché mio padre fu trasferito qui a Merano per sbaglio. Però penso che definire deportati gli insegnanti trasferiti sia offensivo verso chi ha conosciuto realmente la deportazione. Credo tuttavia che i trasferimenti dovrebbero essere supportati logisticamente o incentivati economicamente. Allora, per un piccolo disguido è partito prima un altro filmato, che è quello relativo ad Alessandro Banda, quello che lei ha sentito adesso, che è scritto di Bolzano, sì, avevo letto insegnante anche, e scrittore, che dice insomma non si può parlare di deportazione. Ma le parole hanno un senso, un significato anche storico, sono molto d'accordo. Parliamo di mobilità, una mobilità che talvolta comporta enormi sacrifici. Scelte dolorose. È evidente che siamo tutti consapevoli di questo, qualcuno, ho parlato anche di me stessa, lo dico un'altra volta, l'ha vissuta in prima persona, perché il pubblico impiego in Italia, come in tutti i paesi, comporta anche questi fenomeni. Noi abbiamo cercato di contenerli al minimo, e voglio ripetere quello che è un dato oggettivo: questo processo di assunzioni limita molto di più rispetto agli anni scorsi la mobilità interna al mondo della scuola. C'è un dato però, che gli insegnanti vanno dove sono gli studenti, quindi in qualche caso è impossibile evitarlo. Credo che sia pronto adesso il servizio relativo a quell'intervista a chi ha rinunciato invece, a Palermo, vediamo. Io sono una docente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento per la classe A017 da 20 anni e sono una di quelle che non ha fatto domanda. Perché io non ho voluto fare la domanda? Intanto perché io ho un marito che lavora qua, che fa il libero professionista e quindi non può lasciare la città. Ho due bambini piccoli, uno di 6 e uno di 9, uno che inizia la prima elementare e l'altro di 9 che completa un ciclo perché fa la quinta elementare, per cui non li avrei potuti portare con me. Quindi sarei stata io che sarei dovuta andare via. Ma andando via sarei diventata un costo fondamentalmente per mio marito, perché con lo stipendio che noi insegnanti prendiamo, 1.200 euro al mese, sarei riuscita semplicemente a sostenermi. Quest'anno per esempio ho preso di nuovo l'incarico, ho preso di nuovo un paese, ma ho preso un paese all'interno della mia provincia. Quindi dico, io già la gavetta l'ho fatta, rifarla nuovamente sarebbe stato pesante. Ministro, sarei diventata un costo per mio marito e per la mia famiglia. Sa, questa è una scelta comprensibile, rispettabile, dipende dalle condizioni di vita di ciascuno. Parliamo di Sicilia, è una delle regioni con il tasso di disoccupazione giovanile non più elevato d'Italia. Purtroppo noi abbiamo dato grandi possibilità di assunzione agli insegnanti che aspettano da innumerevoli anni di poter essere di ruolo nella scuola. Io credo che sia complessivamente un'operazione molto positiva. C'è da dire che questa non è responsabilità del Ministro dell'Istruzione, ovviamente sono responsabilità più complessive, riguardano l'economia del nostro Paese, che gli insegnanti guadagnano davvero poco in questo Paese. È tutto il pubblico impiego in Italia, vogliamo dirlo, tutto il pubblico impiego, ma è un tema che forse potrà essere affrontato nella riapertura dei contratti, non è questo il momento di parlarne, non è una competenza del mio Ministero, ma credo che si stanno creando le premesse. Questo anche è anche un primo passo, lasciatemi dire, poiché abbiamo messo però per gli insegnanti un fondo di incentivazione di 200 milioni all'anno, la card dell'insegnante, che vuol dire 500 euro nella busta paga a partire da questo anno, la scuola parte con un passo avanti rispetto agli altri settori. Con l'assunzione di questi giorni si conclude la fase B, però bisogna proseguire. Sì, bisogna proseguire con la stessa puntualità, con lo stesso ritmo che abbiamo tenuto fino a questo momento. Entro la fine di novembre, tra la metà e la fine di novembre, arriveranno nelle scuole gli insegnanti in più. Cosa sono gli insegnanti in più? È l'organico cosiddetto potenziato, cioè 6-7 professori per ogni scuola che consentiranno di fare una scuola più aperta, una scuola in cui le materie che abbiamo detto saranno potenziate, una anche scuola in cui gli studenti, soprattutto la lingua straniera, che è il passaporto per la vita, i nostri ragazzi hanno il diritto di averlo come molti altri ragazzi in tutta Europa e nel mondo. E io credo che questo sia veramente il punto di partenza di un processo che la scuola italiana aspettava da tanti anni. È una sfida però, dobbiamo giocarla insieme, quindi rinnovo
l'appello a tutti gli studenti soprattutto di essere loro i protagonisti di questo processo. Prima dell'arrivo del ministro c'è stato noi abbiamo una campanella interna. Eh sì, ci hanno copiato. Che suona per avvertirci qui in studio che sta per partire il telegiornale e il ministro ha detto, anche qui avete la campanella. Questa ce l'avete presa. È la campanella anche per lei allora. Sì, per me veramente è suonata un po' di settimane fa comunque. Grazie per essere stato con il ministro. Buon lavoro. Buon inizio di anno scolastico anche a lei. Adesso andiamo dalla nostra Antonia Marini.